Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con le mie prime fiabe numero 3, il libro della giungla. Allora, se vi state chiedendo come mai sto facendo questo numero, non li sto raggruppando come vi avevo detto nel secondo episodio, è perché ho visto che la quarta uscita e la quinta uscita saranno Dumbo e Bambi. Devo ammettere che sono due cartoni animati che a me non sono mai piaciuti tantissimo, anche da piccolino, non è che mi facevano impazzire, poi sono molto tristi, sono molto cupi, quindi mi ricordo che non mi piacevano molto. Siccome di questa collezione non voglio prendere tutti i numeri, purtroppo li salterò, quindi ho preferito portarvi almeno il numero 3, altrimenti ci saremmo rivisti chissà fra quanto tempo, perché come vi ho detto appunto salterò le prossime due. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi ho creato una playlist proprio appunto con le mie prime fiabe, dove potete trovare i primi due numeri che abbiamo fatto. Quindi insomma, se ve li siete persi li potete andare a recuperare. Vabbè raga, altro grandissimo classico oggi, il libro della giungla, non poteva mancare. C'è anche il regalo, l'appendiporta da ritagliare. Adesso ce lo ritagliamo insieme e dunque andiamo. Ok, eccoci qua, pronti, andiamo a dare prima uno sguardo dietro. Ecco, come vi dicevo, la quarta uscita sarà Bambi, che costerà 3,50€, e la quinta sono sicuro che sarà Dumbo, che, come detto, le salteremo. Vabbè, qua ci dice sempre le stesse cose, questo è ancora l'apprendiporta, che adesso ritaglieremo, quindi andiamo a prendere la nostra storia. Beh, come sempre, ragazzi, ci leggiamo magari la prima pagina, che è sempre, sempre bello farlo insieme. Allora, togliamo il cellophane. Qui c'è ovviamente la pubblicità del prenota subito in edicola tutte le copie. Come detto, a noi non ci interessa. Allora, apriamo e vediamo un po' il libro della giungla. Allora, eccolo qua. Guardate che bello questo disegno, tutto quanto esteso con la foresta. E qui c'è il piccolo Mowgli. Allora, nel mondo circolano tante leggende sugli abitanti delle giungle selvagge e misteriose della lontana India. I loro eroi sono la pantera nera Bagheera, l'orso Balù, il pitone ingannatore Ka e la grande tigre Shere Khan, signore della giungla. Nessuna di queste leggende, però, è straordinaria quanto quella che narra la storia del piccolo Mowgli. Vabbè ragazzi, io credo che, come me, anche voi adoriate questo cartone animato che appunto narra di questo cucciolo d'uomo che si ritrova, insomma, abbandonato e viene cresciuto dai lupi. E poi dopo, crescendo, insomma, inizia, come tutti i bambini, quando iniziano a crescere, hanno qualche problema di carattere, no? Sono un po' scontrosi, un po' ribelli, ecco. E ovviamente il nostro Mowgli incontra Balù, eccolo qua, l'orso Balù, che gli insegna in modo tutto suo a vivere e lo mette, diciamo, un po' in pericolo. Pericoli che si nascondono dietro appunto il serpente o la tigre Shere Khan, oppure appunto il Re Luigi, ragazzi. Peraltro la canzone del Re Luigi, una delle più, eccolo qua, una delle più meravigliose secondo me della Walt Disney. Poi insomma, vabbè, alla fine Mowgli, grazie all'aiuto degli animali, riesce a scacciare la tigre Shere Khan. E niente, però purtroppo ragazzi, no, purtroppo, insomma, deve tornare nel villaggio degli uomini, essendo lui un uomo, quindi non poteva restare nella giungla. Eccolo qua. Ragazzi, storia bellissima secondo me, il libricino come sempre fatto molto bene, guardate, il libro della giungla, le mie prime fiabe, costolina dorata, scritta dorata, fatti bene, Hachette, devo dire che questa rilegatura ha fatto un bel lavoro, qui abbiamo anche un'immagine della nostra Shere Khan. E quindi questo appunto era il terzo numero, il libro della giungla. Allora adesso io mi sono procurato delle forbici perché volevo andare con voi a ritagliare l'appendiporta. Quindi direi di andare. Perfetto, eccolo qua, l'abbiamo ritagliato, guardate un po', molto carino. Abbiamo da questa parte la tigre Shere Khan con scritto non disturbare, da quest'altra entrate pure con Balù e Mowgli,
Dai, devo dire, è carino, semplice, insomma, alla fine è un cartoncino, però è carino, lo potete attaccare dietro la vostra porta, sicuramente è un oggettino simpatico. Va bene, dunque, questo era l'appen di porta e questa la fiaba del libro della giungla numero 3. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello come Baloo del libro della giungla. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se anche voi state facendo questa collezione o se invece anche voi saltate qualche numero come sto facendo io. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Qui da Visio e dalle mie prime fiabe è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.